Ciao, oggi prepareremo un prodotto per gli uomini perché martedì prossimo è la festa del papà e quindi ho pensato che fare qualcosa anche per gli uomini sarebbe stata una buona idea. Prepareremo un sapone da barba e per farlo ci serve ovviamente il sapone. Questo è un sapone da bucato che ho preparato io, quindi se avete fatto il sapone, avete magari già fatto il sapone, utilizzate quello, altrimenti comprate un sapone il più naturale possibile. Una saponetta oppure a scaglie, lo trovate da Natura Sì, ad esempio. Poi ci servirà un olio vegetale, io userò l'olio d'albicocca perché è l'ideale per le pelli secche e per la pelle del viso in generale. Un idrolato oppure anche della semplice acqua distillata, io userò l'idrolato di lavanda e olio essenziale, sempre di lavanda perché è l'ideale per tutte le pelli. Per prima cosa dobbiamo ridurre il nostro sapone a scaglie, quindi ci serve questo aggeggio o anche una grattugia, questa credo si chiami mandolina, e non facciamo altro che grattare il nostro sapone. Ora che abbiamo tritato tutto il nostro sapone, prepariamo il nostro pentolino a bagnomaria, quindi pentolino, presina e vasetto. Per non far esplodere il contenitore di vetro a contatto con il metallo caldo. Mettiamo i nostri 60 g di sapone nel nostro contenitore e poi aggiungeremo l'idrolato e l'olio. Se notate che il sapone fatica a sciogliersi, come in questo caso, adesso sono passati circa 5 minuti. Aggiungete un po' di acqua, anche acqua distillata, potete non utilizzare per forza l'idrolato. Mettetelo un cucchiaio alla volta e poi ricominciate a mescolare. Ora che ha questa consistenza di una crema non proprio liquida, diciamo, è bella densa, ma comunque morbida. Possiamo togliere dal fuoco, lo appoggiamo su un sottopentola, lo lasciamo raffreddare proprio qualche minuto, 1 o 2 minuti, e poi aggiungiamo gli oli essenziali. Ora aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale alla lavanda. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A dire la verità ne sono cadute 11, non so se siete stati attenti. Mescoliamo. Ovviamente si incorpora tutto perché il sapone fa da emulsionante. Mescoliamo per bene, poi prendiamo il nostro contenitorino lavato, disinfettato e asciugato e mettiamo la nostra bella crema all'interno del contenitore. La premiamo un po' e poi la lasceremo asciugare a temperatura ambiente per 12-24 ore. Dopodiché, quando, diciamo non noi, ma il nostro uomo, papà, fidanzato, marito, vorrà utilizzarla, la utilizzerà semplicemente passando il pennello bagnato sulla superficie, esattamente come il sapone da barba che si acquista. Ecco qua, cerchiamo di recuperare tutto, magari aiutandoci anche con un altro cucchiaio e abbiamo finito. Questo è il nostro sapone da barba. Ora Allora, qui c'è il nostro sapone da barba che abbiamo preparato e aspettiamo che asciughi per 12-24 ore. Voi potete fare molto meglio di così e metterlo magari in un contenitore più carino, visto che immagino dovrete regalarlo. Prepariamo il tonico dopo barba. Per farlo servono acqua distillata oppure l'idrolato di lavanda che abbiamo utilizzato prima, l'alcol buon gusto che si trova al supermercato. Poi possiamo utilizzare un solvente, ma non è obbligatorio, è facoltativo. Tre oli essenziali, io ho scelto lavanda, rosmarino e limone e poi ci serviranno la bilancina per pesare acqua e alcol, l'imbuto,
per versare il tutto in questo contenitore. Quindi ci serve anche un flaconcino, anche riciclato. Dunque, dato che il mio flaconcino è da 200 ml, io ho deciso di utilizzare 120 ml d'acqua e 80 ml di alcol. Ho deciso poi di usare in tutto 25 gocce di olio essenziale, 5 di lavanda, e 10 di rosmarino e 10 di limone. Quindi metterò 100 gocce di Solubol all'interno dell'acqua, perché la proporzione è 4 gocce di Solubol ogni goccia di olio essenziale. Quindi con molta pazienza, è un'operazione un po' lunga perché fanno fatica a scendere le gocce di Solubol, rimango qui e conto 100 gocce. Abbiamo finito con il nostro Solubol, mescoliamo, aggiungiamo l'alcol buon gusto, mescoliamo, aggiungiamo gli oli essenziali. Abbiamo detto 5 gocce di lavanda, 1, 2, 3, 4 e 5. 10 gocce di rosmarino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 10 di limone. Mescoliamo di nuovo e poi non dobbiamo fare altro che travasare la nostra preparazione all'interno del flacone che abbiamo scelto. Ovviamente poi dovremo mescolare ogni tanto per almeno fino al giorno dopo, di modo che si amalgami bene il tutto. Se non vogliamo mettere il Solubol, vedete che non è limpido, poi col tempo diventerà limpido. Se non vogliamo usare il Solubol, dovremo però, lo possiamo fare, ma ogni volta che andremo ad utilizzare il preparato bisognerà agitarlo, perché gli oli essenziali andranno in superficie, perché non... Ok. Dopo qualche ora diventerà bello limpido e si potrà utilizzare. Abbiamo finito, abbiamo fatto il nostro sapone da barba e il nostro dopo barba. Siamo a posto per la festa del papà. Ciao, spero che il video vi sia piaciuto. Vi auguro una buona festa del papà. Io vado a ripassare perché sabato c'è Fa la cosa giusta. Ci vediamo là. Ciao!